Buonasera a tutti. Penso sia una grandissima vittoria contro una grande squadra. Abbiamo lottato tutte e due per 40 minuti, però siamo stati sicuramente molto solidi. Abbiamo giocato una partita con un grande ritmo e con grande passione. Una passione tenuta, una voglia tenuta anche nell'overtime, dove abbiamo evitato momenti magari anche leciti di pazzia. Siamo rimasti invece molto concentrati, abbiamo giocato una partita molto intelligente, di questa sono molto felice, e per noi è uno step davvero molto importante, perché per noi in questo momento, per ognuno di noi, per la squadra, per i tifosi, per la società, vincere due partite di fila è davvero qualcosa di incredibile. E poi ha fatto i complimenti comunque sul ragazzo. Domanda? Penso che per la salvezza questa sia una partita decisiva. Yes, absolutely right, because where Victorino is but for the last position and for the any position, because now with Victorino close to each other, and for them was very important, for us it was this way, so all the time, because it's like two teams fighting for the results, for them, but it's very important for us. And one more time, this is also win to get confidence for the guys, and they start to believe what we do. And we still in process as a club. I wish this process is much better. And guys, I appreciate, because in this moment they fight for the club. This is a big deal. And as a team, and also management, also. Players that we stitch together. This is in tough moment. I think this is a man's character. This is what we talked before when we got many losses in a row, and we said we have to find a way and find the power and mental strongness to continue. And we do. Sì, dice che è stata una partita sicuramente molto importante, una vittoria importante non soltanto per la lotta a salvezza, ma una vittoria per tutte le posizioni. Perché eravamo a pari punti con Torino, era una partita sicuramente importante sia per noi che per loro. Però battendo proprio Torino, che era a pari punti con Cantù, questa vittoria vale anche oltre il discorso salvezza. È una vittoria che dà sicuramente fiducia alla squadra, dà fiducia in quello che facciamo ogni giorno, si augura che i ragazzi possano andare avanti sempre così. E quello che ho apprezzato è l'impegno della squadra, perché nelle 8 sconfitte di fila lui ha sempre detto che ai giocatori mancava uno spirito da guerrieri, e uno spirito invece di unione, cosa che c'è stata adesso. I ragazzi, i giocatori sono rimasti uniti con la società, con la dirigenza, e i risultati si sono visti.